Salve a tutti ragazzi da Game Over Size, vostro Riuccio 90. Allora, praticamente ho scoperto che queste torri sono una specie di checkpoint, quindi ogni volta che spengiamo e riaccendiamo il gioco, ci ritroviamo qui sopra. Quindi, a dire la verità, avevo registrato 10 minuti prima un gameplay, però Fraps ha deciso di non collaborare. Infatti nelle altre due puntate il computer ha laggato tantissimo. Mi sembrava strano il fatto che fosse la mia scheda video, perché è una 750D, quindi diciamo riesce a reggere sia nella registrazione che in gioco. Qualcuno deve Oh, protestare. ciao. Basta che ci lasci dominare le mani. Tutti Ah, vi spaventate addosso. così? Ah, ok, quindi li posso colpire furtivamente finché non estraggono le armi. È la tua fine. Perfetto. Ho imparato anche dei colpi prima che si fanno con B, mentre li stordisci. Smembriamolo! Perfetto, mi sono skillato un pochetto di più nel combattimento. E quindi vabbè, questi sono i risultati. Lì nel diciamo nella Ne ho missione principale, abbastanza che è di umili. quella, È ora di andarsene. Non dovrai ci sono un aspettare. sacco, un bordello di nemici. Ce ne stanno tipo una trentina. Quindi bisogna affrontare la cosa in modo tattico, perché se no affrontarli tutti è impossibile. Quindi adesso. Che è sta velocità? Via! Sì, ho messo un paio di punti a vita. Ho messo un paio di punti a vita. Uno è la corsa, che avete appena visto, e l'altro sono di combattimento. È talmente spaventoso che anche gli Uruk più indomiti scappano da lui, urlando di paura. No, mi sa che questa. Ah no, è questa qui di missione. Sì. Quindi andiamo in furtivo. Che questo è un. Che è il La cancello forgia di è andata a Mordor? pieno regime negli ultimi giorni. Sai cosa significa? Più Oh, armi, cioè, ho più scoperto che ci massacri. sono un sacco, ma tanti, tanti, tanti boss. Veramente a rotta di collo. Che cos'è Se quello? riesci a finirai in padella. Ok. Sta laggiù Non quello. dimenticarti che il padrone sono io. Lo schizzo. Ah, ok. Ah, ok, quindi attiviamo una cutscene. Aia. Beh, qui si mette male. Non vedi? Il prigioniero ha creato un diversivo. Perché usi i tuoi occhi per cercare l'Uruk? Io vedo meglio di ogni mortale. Ah, Sapete ok. cosa penso? Quindi devo Penso che attivare. vi odio tutti, razza di dormi. Non sei l'unico. Uccidi il capitano. Recidi la testa del serpente e il suo corpo si spegnerà. Perfetto. Arcieri, devo accecare l'accampamento. Già. Ho sentito lo schiavo implorare pietà. Vi pregava Andiamo, di andiamo, andiamo, risparmiare. andiamo, Se andiamo, andiamo, ne scappa un uccidi. altro, saremo a corto di pane. Ok, via uno. Serve di là. Pure tu. Mi sa che devi morire. Sentito? Sentito cosa? Che fai, sogni? Sogni, orco? Non salirai, vero? Ho trovato delle orme strane.
Di nuovo? Sarà stata una capra in mezzo alla boscaglia. Sì, è una capra. Le ho viste anch'io. A meno che i Pelle Rosa non abbiano tre gambe, non sono stati loro a lasciarle. Qualunque bestia sia, se la trovo la ammazzo. Anche solo per zittire voi, Glob. Ok, quindi non guardate più in alto. Siamo in allerta. Io me ne vado in giro. Di fame sul palo. Non sì. Crediate di poter muori. Perché vi punirò di persona. Pure tu. Pensavate di essere velocissimi. Siete perfetto. Troppo smidollati per sfuggire a un Uruk. Ah, quello è il capitano. Ma tu mi stai guardando però. Allora. Vedete quegli schiavi? Hanno cercato di scappare e ora moriranno legati al palo. Lo stesso destino. Chi? Attende voi. Ha sentito qualcosa? Dove sei? Non provateci di nuovo. Non sarà facile senza piedi. Forse erano solo ratti. Allora silenzio e torniamo al lavoro. Conterò il metallo che trovate. Quello che ne porta meno finirà dritto nei pozzi di fuoco. Sei proprio cattivo, Gimbo Schiavista. Tu però, che prima ho quasi scoperto, non lo devi più fare. Quindi adesso io direi di attaccarlo. Proviamoci. Neanche per idea, Glob. Maiale! È un peccato ucciderti. Saresti un ottimo schiavo. Sì, come no. Ok, via. Non funziona. Neanche adesso. Uccidi. Respingetelo. Sali. Saltiamogli addosso! Mamma mia! Va, sognate sta velocità, orchi del cavolo! Uccidete il Glob! Via! Salite tutti, vero? Io me ne vado giù. Codardo! Io codardo! Prendiamolo! Inseguiamolo! Voi salite di là e io me la vado qua. Fatelo a pezzi! Muori, verme! E... Gli è che è troppo lento! Mi sa che sono troppi. Vediamo se la cosa di prima funzionava. Se ti prendo sei morto. Ah, non ho più frecce. Bene. Ti ammazzo da solo e fai una brutta fine. È piovuto dal cielo! Com'ha, grandine? No. Via! Via, me l'ho messo troppo, non me ne sono di mira. Aiaiaia, via. Sto per morire. Fatelo a pezzi. Vai giù. Talion, che mi combini. Facciamo un po' così. Via. Ma hanno visto? Ma c'hanno l'occhio da tutte le parti. Se invece me metto qua. No, ma hanno visto. Mi vedono.
Torna qui che ti uccido! Sì, come no. Aspetta che sto arriva. Vediamo se esco dall'accampamento, che succede. Scappi? No. Ah, che coraggio questi umani! Non è... non ho paura, è solo una ritirata strategica. Aia. Venite, venite qua. E ti prendo, sei morto! Dai, dai, su, su, Gimbu. Gimbu. Ecco te. Io non perdo mai, Glob. E che ci riprovi pure. E muori, Gimbu, muori. Muori riccamente. Che fate, ve ne andate? Ma è cominciata appena adesso la festa. I capitani morti lasciano cadere delle rune, forniscono vari bonus, perfetto. Ah, poesia delle rune nelle armi. Seleziona le armi con LTRT, perfetto, ok. Equipaggio delle rune, c'è soltanto questa. E che cosa fa? Recupera appieno la concentrazione delle rune quando si uccide un capitano. Va bene. Ah, c'è l'arco e c'è la spada, l'arco e il pugnale. Ah, il pugnale sarebbe. La spada non c'è niente. Ah, c'è là. È perché era quello che avevo ucciso prima. Va bene, mettiamola tanto. C'è solo questa. L'arco invece non c'è niente. Va bene, va bene. Ah, una cazzina. Tu chi sei? Allora non sei morto 10 anni fa. Ne deduco che non sei qui per arrestarmi per tradimento, capitano. Di quella guarnigione restiamo solo noi due, Irgon. Allora perché sei qui? Cerco uno schiavo che ha affrontato la mano nera di Sauron. Che è scappato, vuoi dire? Lo conosci, quindi? Certo. Lo stai guardando. Dove sono i servi dell'oscuro signore? Chissà se lo sai. Forse. Non è il momento per i segreti. Sono bloccato qui da settimane. Piano. Vieni all'accampamento. Chiederemo agli esploratori. Ci verrò. Oh. Gollum. Ciao. È soltanto un orco. No, vuole essere visto. Procediamo con cautela. Tanta esperienza. Ma io quasi quasi vado a vedere. Ho detto al capitano che dobbiamo imparare a cavalcare i Graug. Ok, interessato e disponibile. Vediamo un po'. Allora, che cosa è questo interessato? La cattiva attenzione, la strana creatura. Trovala e scopri cosa sa di te. Perfetto, sta qui. Ben 180 piedi. Che so, niente. Allora, viene il mondo per entrare nell'esercito. Tra me è possibile non bersaglio. C'è un'altra cosa. Questa che cos'è? Ok.
Però non mi vorrei allontanare troppo da quest'area. Oggi gli arcieri fanno delle esercitazioni. Spero che siano migliorati. Quasi mi infilzavano la gamba l'altro giorno con quella loro mira di Shrak. Guardali. Ah, ma qui comincio. Sì, qui comincia una missione proprio. Troviamo Gollum. Chiedo che razza di roditore si nasconde nelle ombre. È stato segnato da qualcosa di molto potente. Lo sento. Credi che abbia delle risposte? Per entrambi. Dobbiamo trovarlo. Non dovrebbe essere difficile. È scemo. Non dovrebbe essere difficile, no? Tanto gli fa un queste paio orme di non sembrano né di uomo né di bestia. Ragione in più per indagare. Muori, verme! Attento, ci sta portando verso il pericolo. Ah sì? Spezziamogli le braccia! Ma che simpatici lo siete. Colpitelo di lato! Ma che bello! Battiti con me! Nessuno molto, si merita un simile fato. Gioco. Sembra che finire in catene sia il vostro destino. Ma sta zitto, elfo del cavolo. Quell'essere sembra un arrampicatore provetto. I chiavi di Gimub sono scappati. Al posto suo, li avrei giustiziati al primo tentativo. Basta amputargli le gambe. Non gli servono per scavare. Beh, ovvio. Ho la sensazione che mi conosca meglio di me stesso. E come può quel roditore conoscere uno spettro? Siamo connessi in qualche modo, lo sento. Sorso d'acqua fresca e pulita. Forse è questo che vogliono gli orchi. Trasformarci in assassini come loro. Le mura non lo fermano. Beh, certo. Attenato là. Gailo ti ha detto ammazzo gli orchi. Secondo te riuscite a fuggire? Non lo so. Ma non dobbiamo perdere la speranza. È sceso di qua. La strada di quell'essere è piena di pericoli. Questo che ti picchiano, perché sono un uomo libero e questo non possono togliere. Allora, vediamo un po' se riesco a fare una cosa. Niente provviste. Deve essere sempre colpa di quel ratto. Sembra una rana malnutrita. Fa perfino troppo schifo per mangiarlo. Prendilo e buttalo nel fuoco. Uno. Due. Tre. Quattro. E guarda, vorrei vedere la scena in cui ti giri e capisci che sei solo, ma devi morire. Che cos'era questo? Le sue impronte conducono dritte in quella grotta di Karagor. Lì! Sta fuggendo! Andiamo? Via! Andiamo in questa grotta, guarda quanto è bella, vero? Oh! Che hai fatto? Hai ballato qualcosa? Perché qua... Vabbè, tutto qua sopra, fine. Vieni da papà, Gollum, Gollum. Che cavolo. Pensavo di aver passato del tiro.
Che incantesimo è mai questo? Un cimelio perduto, Talion. Allora ricordi? Solo immagini fugaci. Anche se ora preferirei dimenticare. La tua famiglia. Forse è proprio quel dolore a unirci. Che cosa vuoi? Ce l'hanno tutti con il lungo braccio. Beh, miau. Presto, sta scappando. Ah, ok, via. Sta scappando, quindi via, 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 via. Ah, posso raccogliere frecce da fare, perfetto. Ho capito perché ci stanno tante frecce. I cacciatori vogliono fa. Devono aver seguito i Karagor. C'è, fratello, ci mette via, metti. Ok. Smettila di muoverti! Vabbè, vabbè, famo alla vecchia maniera. Fermati! Quel Karagor è enorme! Crepa! Oh. Fai la fine di Cesare. È un Karagor! Grazie Karagor, ma... Ah, non c'è più frecce, non c'è più frecce! Prendi le frecce! Okay. La tua vile creatura si nasconde qui nei paraggi. Ma lo so cavata, dai. Si ricorderà, tesoro. La costringeremo. Sì, sì, sì. Dobbiamo ritrovarlo e riprendercelo. Zitto. Zitto, tesoro. Quanto sei brutto Gollum. Però devo dire che è molto... Pensi che sia così facile sorprendermi, eh? No! Fatto molto non bene. Facci male! Chiedigli del gioiello. Che cosa ne sarà? Lucente signore. Sì, la conosciamo. Ci è venuto a trovare. In sogno. Riesci a vedermi? Orrenda creatura! Fa male. Il tesoro ce l'ha mostrato. Ci ha mostrato i tesori del lucente signore. Basta indovinelli. Sì, giuriamo. Giuriamo di servire il padrone. Vi mostriamo i suoi tesori. Gollum! Gollum! Io non mi fido di lui. Ma ci serve. Non desideri sapere chi sono. Sta cosa sta diventando strana coppia comunque. Ok. Va bene ragazzi, con ben due missioni io penso che qui si potrebbe concludere, eh? E ci vediamo al prossimo video. Sempre Game Over Sites. Mi raccomando, mettete mi piace, scrivete nei commenti quello che volete, pure elefanti rosa. Come fa uno stupido Tark a saltare in groppa? Magari me, magari mi commenta. Ho ucciso e me ne vado. Aiuto! Non mi aspettavo di vedere. Sbilanciamolo! Liscio. Comunque, dicevo, fate quello che vi pare, ma venite a vedere il video. Nel vostro riduccio 90, con l'uccisione di questo. Crack!
Ci sentiamo ti al prego, prossimo video. Ti prego, torna indietro e salva i miei amici. Ciao. Hanno lavorato così tanto che quasi non si reggono in piedi.